Ci siamo. È arrivato il momento in cui vi mostro Walmart. Il... che cos'è? Non so nemmeno cos'è. Tipo una coop degli Stati Uniti. What's Walmart? Supermarket. Me l'avete chiesto in tantissimi, perciò adesso sto entrando da Walmart. Ok, appena entriamo abbiamo cose a caso che costano poco. Biscotti americani e cupcakes. What? OMG. Qui vediamo dei biscotti burrosissimi al massimo e dietro sullo sfondo prodotti freschi. Mi state prendendo per il culo o cosa? Apparentemente anche gli americani mangiano verdure. Hanno circa 1 miliardo di tipi di pane. Come fanno a decidere quale scegliere ogni volta? Ok, questi voglio provarli, perciò... Adesso spiegatemi cosa sono questi o questi. Bluebell Ice Cream, il gelato preferito dei texani. Guardate quanta roba assurda congelata hanno. Non ho idea di cosa sia questa roba. Non chiedetemi cosa sono perché non lo so. Hanno pure il cinese. Buono. Perché noi non l'abbiamo? Perché? Lasagne congelate. Michelangelo's. Compromising Italian style. Italian. Macaroni and cheese, i preferiti degli americani, che a me fanno altamente schifo. Pizza con 5 diversi tipi di carne. Questa marca qua di giorno pensano sia italiana, ma non lo è assolutamente. Pizza con pollo, bacon e ranch. Normalissimo. E poi la vostra preferita. In realtà a me piace un sacco. Pizza con l'ananas. Oh, chicken wings. Dovete provare assolutamente questi. E le loaded potatoes. So good. Se venite in America dovete provare assolutamente le boneless wings alla barbecue sauce. Per forza. Già, poi hanno i pizza rolls, che sono questi qua. E sono dei tipo sacchettini di pizza. E poi ci sono loro peanut butter and jelly, buonissimi. Questi sono veramente ma veramente buoni, prendeteveli se venite. Hot Pockets, questi sono tipo dei calzoni ma sono buonissimi, questi ve li consiglio assolutamente. Qua abbiamo tutti i tè e poi c'è lei, cioè no, lui, no, loro, ci sono loro, gli scaffali del burro d'arachidi. Ok, questa è la migliore marca di burro d'arachidi e vi consiglio di prenderla crunchy o extra crunchy come questa perché è super buono. Marmellate. E poi hanno Starbucks ovviamente ovunque. Starbucks è seriamente dappertutto. E poi quelli là in fondo sono i frappuccini molto buoni. Hanno degli scaffali appositamente per i pickles, che sono i cetrioli sotto aceto. Mi chiedo perché. Questi gli americani li vendono come snack alle partite di football o cose del genere. Non sto scherzando. Mangiano seriamente cetrioli sotto aceto così. Box dinners, ovvero cene in delle scatole. Cene in scatolate. Infatti abbiamo della pasta al freddo. Vedete? Macaroni and cheese, ovviamente. Allora, questa è veramente molto buona, ve lo garantisco. Questo coso pesa
un casino, però voglio provarlo assolutamente. Ecco, noi la roba messicana non la troviamo manco a pagarla, loro hanno scaffali interi pieni di roba messicana. Queste sono tutte salse per l'insalata e abbiamo pure l'Italian dressing, che non so cosa sia in realtà. Italian dressing? Con i funghi. Esiste veramente. Io vi giuro, tutte queste cose fanno veramente, ma veramente ribrezzo. Soprattutto questi, i ravioli. Questa è la salsa per insalata preferita dagli americani, perciò ne porterò un barattolo a casa per farla assaggiare. Comunque, come potete notare, per adesso ho solamente schifezze e anche dopo avrò solamente schifezze. Allora, adesso vi mostro tutti i loro M&M's. Questi sono al cioccolato fondente. Questi sono al burro d'arachidi. Questi sono quelli che abbiamo anche noi con dentro la nocciolina. Cioccolato al latte normale. Questi sono crispy dentro. Qui dentro invece c'è un pretzel. Questo sa di fragola. Questo che è? Ah, questo è col caramello. Qui dentro c'è l'almond, che non so cosa, invece che il peanut. Non so la differenza in italiano, perciò non so a cercarla. Alla menta, ragazzi, alla menta. E poi ci sono i mini, che sembrano veramente minuscoli, non capisco quale sia il gusto. Ok, i Reese's li adoro con tutto il cuore, perciò porterò sicuramente qualcosa a casa. Penso proprio che prenderò la family bag, così almeno la porto a tutti gli amici. Queste sono le caramelle preferite dagli americani, in pratica. Questi cosi li ho provati quando ero in Spagna e fanno altamente schifo, perciò meglio se non li prendo. Queste sono le gomme da masticare americane. Ne hanno di tutti i tipi, alla cannella, cocomero. Ok, queste sono cose che hanno solo per Halloween e non ci posso credere che le ho ritrovate. È zucchero puro, ma vi giuro sono buonissime, perciò le prendo 100%. Questa cosa non l'ho mai provata, ma la voglio provare, perciò penso proprio che la prenderò. E poi ci sono i preparati, o come si dice, per torte. Ne hanno veramente tantissimi. Ok, sono questi cereali buonissimi. Poi ci sono i Lucky Charms, che probabilmente avrete visto in TV, e altri miliardi di cereali. Finalmente ci sono arrivata. Sono loro, le mie amiche Pop Tarts. Allora, queste sono le più buone in assoluto, perciò un pacco è d'obbligo. Sono stratentata a provare queste. Mi sa proprio che le prenderò un pacco. Chocolate mocha, direi di sì. Hanno una cosa che hanno anche in Italia. Ok, siamo arrivate alle patatine. Ne hanno di tutti i tipi, vi giuro. Qui sono tutte patatine fino laggiù in fondo. Comunque le più buone sono le Fritos, queste qua, che quindi prenderò sicuramente. Ok, queste sono le mie preferite. Honey barbecue. Yes. Poi hanno i dip per le Fritos, ovvero le salse. Ok, gente, questa è carne di maiale. Cioè non è carne, è pelle di maiale fritta. Ok, questi sono tipo crackers e sono praticamente i loro preferiti, direi. E ne hanno anche di questi tantissimi gusti, ovviamente. Ok, eccoci agli Oreo. In tutta questa, okay, corridoio ci sono solamente Scottex. Qua ci sono tutti i drink, 7-Up, root beer, miliardi di cose. Commerza da Coca-Cola. Questa è la Dr. Pepper, ovvero una Coca-Cola dei texani, cioè quella che drinkano, che bevono loro di solito. Guardate quanti colori di Gatorade hanno. Ok, questo è Powerade, però vabbè. Ecco qua il beef jerky, ovvero carne essiccata, uova, formaggio. No, che è sta roba? Boh. Oh mio Dio. Non ci voglio credere. Cioè, io queste le porterei al 100%, ma non posso, cavolo. Ok, il prosciutto lo hanno, ma non lo mangiano mai. Infatti, come vedete, sono solo qua i prosciutti e nessuno li prende. Però hanno anche il salame.
Questi sono wuster, sono stecchini ricoperti di pane, ma vi giuro sono strabuoni, loro li mangiano per colazione. Se non l'avete provato, cioè, che vita avete? Dovete assolutamente provarlo, è il gelato più buono del mondo. Ok, abbiamo finito la parte del cibo e quello era solamente tipo un quarto di tutto il Walmart, adesso c'è un sacco di altra roba. Tutte cose per gli animali. Cestini. The floor is lava. 3, 2, 1. Qui hanno tutti i CD, giochi per il computer, poi hanno vestiti per bambini. Palle di cotone, cose per la scuola perché settimana, anzi è già iniziata la scuola. Miliardi di astucci e boh, non so cosa sono queste cose. Penne, matite, tutti i tipi, scimmie, bandiere dell'America on sale, gioielli, tappeti da bagno, coperte. Come vedete hanno di tutto, quaderni, cose per scuola, giochi. Maybe. Like see the floor is lava. 3, 2, 1. C'è pure la farmacia dentro Walmart, ovviamente. Roba per Halloween, anche se è tra due mesi. Le casse sono doppie, cioè doppia fila in pratica. Appena uscite da Walmart, non vedo assolutamente niente. Niente, ho comprato solo schifezze da far assaggiare a amici a casa. E niente, è finito il tour di Walmart. Dite ciao a Walmart e anche al mio video.